Il brigadiere Raffaele Maione è uno dei personaggi fondamentali, è l'alter ego di Ricciardi. Non è Sancho Panza, non è Watson, ma non è Fazio, per intenderci, ma rimane un personaggio autonomo e fondamentale. Lui non comprende Ricciardi, non l'ha mai compreso, gli vuole solo bene. Ha una devozione nei confronti di Ricciardi spiegabile, magica, che deriva dal fatto che Ricciardi sa, e Maione non si chiede come, ma lo sa, che cosa ha pensato il suo Luca, il figlio morto durante un'azione di polizia, perché poliziotto anche lui, nel momento in cui è morto. Questo basta a Ricciardi, a Maione, per amare Ricciardi, per amarlo univocamente e con una devozione paterna. Maione è nei confronti di Ricciardi come quei padri che non capiscono i figli, che li amano e basta, perché li deve amare. Peraltro ha la caratteristica meravigliosa di essere talmente organico alla città che, pur essendo un omaccione enorme, in divisa, riesce ad essere invisibile quando è dietro qualcuno, quando pedina qualcuno. Questa caratteristica di Maione è molto particolare. Io mi riconosco molto in questo personaggio. Non ci sono io in nessun personaggio, perché credo che un narratore debba raccontare le storie degli altri, non se stesso, in maniera costante. Però devo dire che il personaggio di Maione, forse per una questione di cubatura, ma credo soprattutto per l'amore che porta nei confronti della città e dei propri figli, sia quello in cui forse ho lasciato la parte maggiore di me stesso.